Passiamo adesso al calibro ventesimale, 20 tacche nel nonio. Il nonio è un ingrandimento del millimetro, quindi il millimetro ingrandito è diviso in 20 parti, perciò la sensibilità di questo strumento è un ventesimo di millimetro, un ventesimo 0,05 millimetri. Vediamo questo esempio, qui è stato ingrandito quello che è il nonio. Vediamo che lo zero del nonio cade dopo il centimetro 4, qui c'è l'ingrandimento, lo zero del nonio cade dopo il centimetro 4, però ricordiamo che dobbiamo sempre ragionare in millimetri, quindi questi sono 40 mm, 41 mm, quindi lo zero del nonio cade appena dopo il millimetro 41. Andiamo quindi a vedere qual è la tacca che si allinea. In questa figura viene indicata come la tacca che si allinea quella in mezzo tra la 1 e la 2, quindi 15. A me invece sembra che si allinea perfettamente la tacca numero 1, quindi io avrei scritto 41 mm, 1. 41,1 mm. Attenzione però che adesso il calibro è ventesimale, quindi la sua incertezza, la sua sensibilità non è più 0,1 mm, ma 0,05, cioè un ventesimo di millimetro. Quindi la misura non è espressa nel modo giusto, perché è vero che l'incertezza ha una sola cifra significativa, che è il 5, però la misura deve avere lo stesso numero di decimali, siccome qui i decimali sono 2, anche qui nella misura devono esserci 2 decimali. Quindi dobbiamo scrivere 41,10 con 2 decimali. L'immagine invece dice, questo esempio dice che la tacca che si allinea meglio, secondo lui, è quella fra il virgola 10 e il virgola 20, quindi è virgola 15. Infatti l'esempio scrive 41,15 mm. Anche 41,15 va bene perché rientra nel margine di incertezza di 0,05 mm rispetto alla misura precedente che era 41,10. Ricordiamoci quindi che le misure espresse con il calibro ventesimale vanno a salti di 0,05 mm. Quindi possiamo avere 41,10, 15, 20, non possiamo avere 41,12 per esempio. E ricordiamoci di scrivere sempre due cifre dopo la virgola, due cifre decimali, perché l'incertezza ha sempre due cifre decimali, 0,05 mm. Vediamo altri esempi. Calibro ventesimale si riconosce dalle 20 tacche del nonio. Utilizziamo sempre la scala inferiore, che è quella in millimetri o centimetri, quella superiore invece in pollici non ci interessa. Lo zero del nonio cade dopo il millimetro 28, sta più o meno a metà tra il 28 e il 29. La tacca che si allinea meglio di tutti ci sembra o questa o questa. Diciamo che sia questa qui. E quindi alla tacca andiamo a contare, questo sarebbe la 10, 20, 30, 40, 50, quindi questa è la tacca 55 oppure quest'altra è la tacca 60. Quindi scriviamo 28 mm, 55 mm. E questo è il risultato della nostra misura. Potevamo anche scrivere 28,60, andava bene lo stesso, tanto stavamo sempre nel margine di incertezza di 0,05 mm. Vediamo infine quest'ultima misura, calibro ventesimale, c'è anche scritto qui, incertezza un ventesimo di millimetro, la sensibilità dello strumento, ma vediamo anche che sono 20 tacche, lo zero del nonio cade dopo il millimetro 37, dunque scriviamo 37, poi dobbiamo mettere due cifre decimali. La tacca del nonio che si allinea meglio potrebbe essere questa, la 70, o se no anche la 65. Quindi scriviamo 37,70 con l'incertezza di 0,05 mm. Ultimo esempio al computer, calibro ventesimale, 20 tacche nel nonio. Lo zero del nonio cade dopo il millimetro 12, più vicino a 12 che a 13, 12 virgola, andiamo a vedere la tacca che si allinea, sembrerebbe più la 20, oppure al limite anche la 25, io direi la 20, dunque 12,20. 12,20 mm, più o meno 0,05 mm.